Grazie Presidente. Io intervengo in merito alla risoluzione che abbiamo depositato e abbiamo chiesto di abbinare a questo progetto di legge, perché la risoluzione fa riferimento anche alla risoluzione 6805 approvata in quest'Aula all'unanimità e abbinata all'indizione di questo referendum e a questo progetto di legge. Quella risoluzione approvata all'unanimità diceva che l'Assemblea si impegnava a interrompere il procedimento e a non passare all'esame dei progetti di legge anche qualora l'esito del referendum per la fusione sia sfavorevole in uno solo dei comuni interessati, indipendentemente dal fatto che i voti complessivi siano favorevoli e contrari. Bene, oggi, a seguito di quella risoluzione, nell'ordine del giorno di questa Assemblea c'è un grande buco. Un grande buco, un grande assente, che è il PDL 6601, che è quello che riguarda la fusione dei comuni di Lana Mocogno e Montecreto, di cui fra l'altro questa mattina abbiamo sentito la risposta all'interrogazione immediata del consigliere Galli. Bene, in quella risposta immediata abbiamo appreso che il comune di Montecreto ha inteso di non procedere alla fusione dei comuni, e questa è una notizia che giunge oggi, non so se in maniera, se è casuale che giunga oggi, anzi ieri sera alle 19.30, giorno prima dell'Assemblea. Questo doppio cortocircuito succede prima di tutto perché avete approvato una legge sulle fusioni che contiene delle norme sconclusionate che generano confusione e che generano anche sfiducia nei cittadini, tanto che vediamo che, come nel caso di questo referendum, i cittadini votano ad ampia maggioranza no, perché non si fidano di quello che è scritto in questa legge. Perché in questa legge è scritto: sì, vi concediamo di fare un referendum, ma se in uno dei due comuni vince il no, ci pensiamo noi, ci pensa il Consiglio Comunale, e soprattutto nei consigli comunali di comuni molto piccoli la maggioranza è già chiaramente la stessa che ha indetto e richiesto il referendum, e quindi di scampo ce n'è poco, e quindi possiamo, se vogliamo, ribaltare l'esito del referendum. Bene, a questo scopo in quell'Assemblea questa Assemblea approvò la 6805 dicendo: sgombriamo il campo da queste preoccupazioni, questa Assemblea vi garantisce che se anche in uno dei comuni vince il no, non vi preoccupate, non procederemo all'esame dell'esito, all'esame del progetto di legge, e faremo come stiamo facendo con questo progetto di legge dove invece hanno vinto entrambi no, e non procederemo all'esame dell'articolato. Bene, in maniera del tutto difforme a quello che avevamo promesso in commissione 1, l'ultima volta la relatrice di maggioranza all'ultimo minuto ha tirato fuori il fatto che no, dovevamo chiedere il parere ai comuni interessati. Questo fra l'altro genera un secondo cortocircuito, perché la legge dice testualmente: l'Assemblea legislativa può approvare la legge solo dopo aver preventivamente acquisito il parere dei consigli comunali. Ma noi avevamo detto che non procedevamo, quindi la nostra intenzione era non procedere, non era quella di procedere. Se avevamo intenzione di procedere, certamente dovevamo acquisire il parere dei comuni, ma avendo intenzione di non procedere, abbiamo attivato una procedura che non esiste e abbiamo messo in questo modo in imbarazzo l'Assemblea e il Consiglio Comunale, tanto che oggi in extremis ci arriva la comunicazione dal Comune dicendo: no, no, non vi preoccupate, noi non vogliamo procedere. E qui si innesta un altro cortocircuito, perché siccome adesso al Comune è pervenuta la richiesta di esprimersi, il Comune ha 60 giorni per esprimersi, cioè ad oggi il Comune si deve esprimere, quindi il Consiglio Comunale si deve esprimere, quindi la lettera del sindaco del Comune di Montecreto non basta, perché la nostra legge dice: i consigli comunali si esprimono entro 60 giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta.
Quindi i consigli comunali hanno ricevuto una richiesta da questa assemblea legislativa, non so se sia partita dalla Commissione 1, dalla Presidenza della Commissione 1, ma hanno ricevuto una richiesta. A questa richiesta dovranno rispondere i consigli comunali, non il sindaco. Quindi ad oggi questa lettera è insufficiente a bloccare quel meccanismo perverso che si è innescato. L'altro aspetto è che la legge dice i consigli comunali si esprimono entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta. Ma da quale richiesta? Chi è che deve fare la richiesta? Nella legge non lo si dice, perché l'assemblea legislativa può approvare la legge solo dopo aver preventivamente acquisito il parere. Chi acquisisce il parere dei comuni? L'assemblea legislativa deve richiedere il parere dei comuni? Lo deve richiedere la presidenza dell'assemblea legislativa? Lo deve chiedere la presidenza della commissione 1? La devono richiedere gli uffici dell'assemblea legislativa, perché è un automatismo? Bene, da questa legge sconclusionata, scritta con un emendamento fatto a mano, con interruzione dei lavori dell'assemblea, quello sfortunato giorno in cui voleste costruire l'algoritmo che rovescia il volere dei cittadini, visto che lo volete consultare, bene, dentro c'è anche questo meccanismo perverso che ci mette dentro un cortocircuito che non ci fa capire chi deve decidere che cosa e chi deve fare qualcosa. Ma da questo ci toglieva l'imbarazzo quella risoluzione 6805 che la relatrice di maggioranza di quel progetto di legge non ha voluto rispettare e i consiglieri del PD in commissione 1 non hanno voluto rispettare. Quindi ad oggi almeno noi cerchiamo di porre rimedio con la nostra risoluzione, riconoscendo che quel meccanismo messo in atto in commissione 1 ha messo in imbarazzo l'assemblea e il consiglio comunale di Montecreto, riconoscendo che quella legge scritta così non va bene per due motivi: uno, dal punto di vista tecnico non sta in piedi; due, dal punto di vista della volontà che abbiamo, cioè di favorire le fusioni, non funziona, perché dice ai cittadini: ti chiedo un parere, poi faccio quello che voglio io. Allora quella legge va riscritta e quell'impegno noi oggi vi chiediamo con questa risoluzione. Grazie.